Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Spazio Salute, l'approfondimento su servizi sanitari, ospedalieri e territoriali della provincia Abat. Spazio Salute è realizzato in collaborazione con la ASBT. Oggi siamo a Trani, siamo nella sede dell'ex ospedaletto e ci occuperemo di disturbi del comportamento alimentare. Il dottor Filippo Iovine è il responsabile del DCA, il servizio che si occupa del disturbo del comportamento alimentare. Ben trovato. Ben trovati a voi, grazie della visita. Innanzitutto, che cos'è il disturbo del comportamento alimentare? I disturbi del comportamento alimentare, che generalmente sono raccolti nei principali disturbi che sono l'anoressia, la bulimia e il binge eating, cioè il disturbo dell'alimentazione incontrollata. Sono dei veri e propri disturbi, sono delle malattie che sono annoverate tra le malattie nell'ambito dei disturbi mentali. Qui siamo attivi da 4 anni, ma abbiamo preso in carico 250 pazienti. Al momento abbiamo 50 persone in carico qui nel servizio del DCA. Le patologie che guardiamo sono delle patologie diverse. Fondamentalmente la maggior parte delle persone che vediamo sono giovani donne, sono ragazze, molte anche minorenni che vediamo insieme alle loro famiglie, dove il problema principale è quello dell'anoressia. Però ci sono anche molte altre persone, qui saliamo un po' nella fascia di età e sono con il disturbo della bulimia o del disturbo d'alimentazione incontrollata, e vediamo anche parecchie persone che sono affette da seri problemi di obesità, che poi valutiamo per poi decidere se avviarle o alla chirurgia bariatrica, che è un vero e proprio intervento chirurgico che serve per la riduzione dello stomaco o tutta un'altra serie di interventi che servono proprio per portare alla diminuzione del peso corporeo. Oppure riavviamo verso le vere e proprie residenze, dove fanno dei percorsi riabilitativi. Entriamo nel dettaglio, come avviene il processo di cura? Il processo di cura è abbastanza semplice, basta che una persona ci contatti e prenda appuntamento e viene qui presso il nostro ambulatorio. Basta una semplice ricetta del medico curante, non c'è pagamento di ticket, è tutto estremamente gratuito poiché noi siamo un servizio pubblico e quindi non c'è la corresponsione di alcun ticket. Dopo che prenotano una visita presso il nostro ambulatorio avviene una valutazione psichiatrica, poi avviene una valutazione psicologica anche fatta con una serie di test specifici per valutare se in effetti c'è o meno un disturbo del comportamento alimentare. Viene fatta una visita da un medico nutrizionista che adotta una metodica attraverso uno strumento che si chiama bioimpedenziometro, che valuta un attimo la situazione corporea della persona, e poi una visita dietologica. Dopodiché tutto questo viene messo insieme, nel senso che c'è un momento di discussione interna del gruppo che valuta tutti gli elementi che hanno raccolto i vari professionisti e si decide qual è il percorso di questa persona a cui poi viene avviato. C'è una fase che riguarda l'ambulatorialità, quindi la visita qui in ambulatorio, ma ci possono essere anche dei momenti di ricovero vero e proprio in strutture residenziali? Sì, l'ambulatorio è sempre il primo step, poiché la persona sta a casa e quindi noi la incrociamo soltanto in alcuni momenti. Però poi in alcune situazioni d'urgenza, ad esempio se vediamo una persona e questa ha un indice di massa corporeo estremamente basso, ci sono capitati veramente delle situazioni in cui abbiamo trovato degli indici di massa corporea che ci hanno fatto un po', come dire, tremare le vene ai polsi, perché era veramente molto molto basso, e quindi abbiamo dovuto avviare un ricovero d'urgenza all'interno di reparti di medicina che sono attrezzati per una nutrizione parenterale. Oppure se non c'è questa condizione d'urgenza, ma si valuta che comunque il percorso ambulatoriale non sia quello ideale per la persona, perché c'è una certa gravità della situazione, abbiamo percorsi di riabilitazione all'interno di vere e proprie strutture dedicate, dove vanno lì in residenzialità per 3, 4, 5 mesi. Questo in genere è il percorso, minimo 3 mesi. Dottore, si guarisce? Sì. Si guarisce dal disturbo del comportamento alimentare, si guarisce.
C'è anche da dire però che alcuni aspetti sono strettamente correlati alla personalità, e alcuni se sono connessi con come è fatta una persona, è difficile che possano cambiare. Si guarisce, ma la cicatrice rimane. La dottoressa Maria Dell'Olio è psicoterapeuta qui al Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Dottoressa, perché le farfalle? Allora, la storia delle farfalle è legata non solo a questo centro, ma anche alla simbologia che rappresentano. La farfalla nasce attraverso una metamorfosi da un bozzolo che si trasforma in qualcosa di bellissimo. Questa metamorfosi è quello che noi auguriamo alle nostre ragazze che, intrappolate nel bozzolo della malattia, poi si liberano e quindi diventano farfalle. Ogni stanza ha un colore, con farfalle di colori diversi. All'ingresso noi abbiamo voluto rappresentare in un cerchio di farfalle di tutti i colori. Questo rappresenta il lavoro d'équipe, che è un lavoro indispensabile in questo tipo di trattamento. E nel lavoro d'équipe non ci sono solo i professionisti. C'è spesso, e il più delle volte, direi sempre quando ci sono delle ragazze, soprattutto piccole, la famiglia che da ostacolo deve diventare una risorsa. In psichiatria, in psicopatologia della famiglia, si è sempre fatto una demonizzazione, la famiglia è colpevole degli stress, dell'educazione, delle storie non felici, però la famiglia può e deve diventare un nostro alleato. Io dico il nostro coach a casa perché soprattutto in un percorso ambulatoriale dove noi vediamo le ragazze una volta alla settimana, chi deve stare accanto e sostenere il lavoro che loro fanno sono loro, per cui devono assolutamente essere nostri alleati. Antonella ha quasi 17 anni, si è rivolta al DCA di Trani a febbraio del 2018. In realtà la sua storia con il cibo risale a qualche mese addietro. Antonella ha cominciato a dimagrire a luglio dell'anno prima un dimagrimento lento, poi sempre più intenso, momenti di sofferenza, di bulimia alternato ad anoressia, fino a 42 kg. Quindi fino ad un indice di massa corporea molto basso, fino a stare male. Sì, esatto. Perché? Perché ci sono state tante motivazioni che mi hanno portato a stare male, non mi sentivo abbastanza bene come stessa, avevo una scarsa autostima, avevo l'impressione di non riuscire a controllare nulla nella mia vita. Allora mi è venuto in mente di, non lo so, volevo dimagrire, almeno Di potevo, controllare almeno sì, il potevo peso. controllare almeno il peso, il cibo, e tante altre cose che poi col tempo sono subentrate grazie alla malattia. Io ho cominciato a vedermi male nell'estate del 2017 e ho pensato, beh, forse dovrei dimagrire, così non piaccio a nessuno, hanno ragione gli altri che magari Antonella, tu capitava. non eri particolarmente in sovrappeso, avevi No, magari qualche qualche. chiletto in più magari, però per me era tanto, volevo assolutamente perderlo, anche perché non sono mai stata in sovrappeso e non volevo avere quella nominata.
Anzi, volevo averla nominata della ragazza magra, della ragazza malata, perché questo è l'anoressia, voler essere malate. La concezione che abbiamo noi di magrezza non è una magrezza sana, è magrezza proprio malata. Del tipo che guardi una ragazza e dici: Madonna, com'è magra, proprio ti deve fare impressione. Per una ragazza anoressica non esiste essere magra in salute. Devi essere magra, ma magra proprio tanto, da fare impressione alle persone. Io non mi ero resa conto di stare così male. All'inizio non te ne rendi conto. Poi col tempo inizi a capire che tu stai male, che ci sono un sacco di cose che non vanno, che hai paura, proprio hai la fobia di mangiare. Cibi che prima mangiavo con gioia, li guardavo e mi veniva proprio il terrore. Sei stata male al punto che ti sei dovuta fermare con gli studi perché non riuscivi a studiare, passavi sì. tanto tempo a letto sì. e dormivi. Sì, non riuscivo a fare nulla, nemmeno ad uscire di casa perché avevo sempre freddo, perdevo i capelli, ero sempre debole, mi sentivo di svenire da un momento all'altro, 24 ore su 24. E poi che cosa è successo? Poi è successo che nell'estate del 2018, cioè esattamente un anno dopo, io mi sono stancata, mi sono veramente stancata, perché questa non è vita, aver sempre paura del cibo, stare a controllare sempre quello che devi mangiare. Io volevo tornare ad essere libera, però c'era comunque la paura di essere felice, cioè avevo paura che se non fossi stata malata, la mia vita non avrebbe avuto un senso. Per me solo in questo caso aveva senso la mia vita, perché magari essendo malata hai un'identità, cosa sbagliata, perché non ci serve stare male per stare bene. Questa è una cosa che ho capito per fortuna dopo tanto tempo. Allora ho deciso di provare a stare bene, ho provato a buttarmi, a non pesare più nulla, ho buttato la bilancia, a staccarmi da tutte le fisse, e ci sono riuscita. È stato veramente bellissimo, ce l'ho fatta con le mie forze, perché i dottori sì, ti aiutano, però se tu non hai la forza di volontà, la voglia di vivere, non riesci ad uscirne. Oggi qual è il tuo rapporto col cibo? Bellissimo, non ho più problemi, non peso nulla, non sto sempre con l'ansia di pensare a cosa devo mangiare. Mangio quello che mi va, mi sveglio, non penso a quello che devo mangiare, sono tranquilla. Se mi offrono qualcosa fuori, io accetto. Se le mie amiche vogliono andare a mangiare fuori, io vado, anzi sono la prima a dirlo. E si sta molto meglio così, e l'ho capito finalmente. Antonella, c'è un messaggio che vuoi dare alle tue magari coetanee che si trovano a vivere lo stesso momento? Sì, voglio dire che Non ci serve stare male per essere apprezzate dagli altri, che noi possiamo avere una vita nostra, però dobbiamo deciderlo noi, non dobbiamo dipendere dagli altri, e non dobbiamo pensare assolutamente che solo stando male possiamo stare bene, perché non è vero assolutamente. La chiameremo Azzurra, ha 32 anni, è bulimica, la sua è una storia che comincia quando aveva 15 anni, affetta da bulimia con periodi di anoressia e con compenso nell'iperattività. Dico bene? Esatto, tutto è cominciato da una fase iniziale di anoressia quando avevo 15 anni, in cui mi ero in realtà fissata. Quindi avevo seguito una dieta inizialmente e piano piano, avendo iniziato a perdere peso, poi vedendo che comunque i risultati arrivavano da quella dieta, ho cominciato ad eliminare praticamente pian piano tutti i carboidrati che erano nella dieta. Alla ricerca della perfezione? Alla ricerca della perfezione, perché mi sono sentita sempre esclusa, sia dai miei genitori e sia anche dai miei coetanei, perché sono sempre stata, non dico grassa, ma comunque formosa, sin da quando ero piccola.
Per me non è mai stata, diciamo, non è stato motivo di, è stato sempre un motivo di disagio nei confronti dei miei compagni, dei miei amici di comitiva, ma anche con le amiche. A 14 anni chiaramente si inizia a vestire in un certo modo, a volere le cose firmate, e quindi magari capitava che loro vestivano magliettine corte con l'ombelico di fuori, io non me lo potevo permettere chiaramente. E quindi questo disagio me lo sono portato dietro fin quando non mi sono invaghita di un ragazzo e ho detto: beh, siccome questo ragazzo mi piace così tanto, inizio a fare questa dieta. Tutto, diciamo, andava bene, tra virgolette. Nel senso che inizialmente questa dieta era seguita da una nutrizionista e la rispettavo, poi, ripeto, ho cominciato a togliere i carboidrati, non volevo più andare dalla nutrizionista perché mi aveva detto: sei troppo, sei dimagrita troppo. Io chiaramente mi sono spaventata e non ci sono più andata e ho cominciato a fare i test a mia. E poi sono intervenuti i miei genitori che chiaramente mi vedevano perdere peso e hanno iniziato, insomma, davvero a dirmi ogni giorno: mangia, 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 con umiliazioni tremende, che poi era l'effetto contrario di quello che in realtà volevo. Quindi l'anoressia poi, da questo mangia, 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 si è trasformata in bulimia. E che la cosa più brutta è che passa inosservata, perché l'anoressia è un corpo anoressico, lo riconosce a distanza. La persona bulimica può anche essere normopeso, quindi se, diciamo, non ci sei a stretto contatto non lo capisci. E niente, poi le cose si sono sviluppate nel tempo con periodi alti e bassi, però avendo 15 anni comunque la mia priorità era la scuola, perché chiaramente dietro il disturbo alimentare si nasconde l'idea di perfezione. E quindi la scuola veniva prima di tutto, quindi anche prendere voti buoni a scuola faceva parte anche di quello, la malattia faceva parte anche di quello, quindi ho resistito, fino a quando poi, diciamo, comunque le abbuffate ci sono sempre state, però un po' perché c'era poca informazione, un po' perché avevo altri obiettivi, quindi diplomarmi, frequentare l'università, eccetera, eccetera. Avevo io stessa sottovalutato la situazione, quindi per me il problema Fino c'era. ad un momento in cui sei diventata consapevole di avere un Sì. problema, l'hai riconosciuto. Sì, l'ho riconosciuto, in realtà a seguito di una storia avuta con un farmacista, esperto comunque in alimentazione, con cui mi sono confrontata. È stata in realtà una storia definirei malata, però mi ha aiutato tantissimo a prendere consapevolezza e soprattutto lui è stata la prima persona a cui ho potuto confessare e aprirmi veramente e quindi uscire fuori dalla maschera che portavo ogni giorno per poi essere serena che ha un problema. E infatti nei primi mesi con lui periodi di abbuffata non ce n'erano perché io avevo trovato la mia stabilità. Poi il rapporto è diventato, è comunque stata un'occasione anche perché siamo andati a convivere per andare via dai miei genitori, che sono la causa, se così possiamo chiamarla, del mio disturbo alimentare, ma è una causa che c'entra e non c'entra, nel senso che comunque è semplicemente una richiesta di affetto, diciamo che il disturbo alimentare si può semplicemente associare ad una mancanza di affetto, un bisogno di affetto in tutti i sensi. Nella tua storia ci sono stati dei periodi di assistenza residenziale e semiresidenziale fino all'incontro con l'ambulatorio, con il DCA della SBT, prima nella sede di Margherita, ora nella sede di Trani. Sì. Periodi diversi che ti sono stati di aiuto anche.
Beh, sì, in realtà quando io mi sono rivolta all'ambulatorio è stato tramite il mio medico curante, che in realtà mi ha mandato al centro di salute mentale della mia città e fatto poi il colloquio con l'assistente sociale col dipartimento, insomma, mi hanno poi indirizzato a Margherita, al DCA di Margherita, soltanto che allora non erano ben organizzati. E quindi io per prima non sono stata comunque assidua nella frequentazione perché comunque mi vergognavo fondamentalmente, quindi ogni qualvolta c'era una buffata per me era tremendo dover andare lì e E comunque raccontarlo. raccontarlo, sì, esatto. E poi ci sono stati dei disguidi con i medici, eccetera, eccetera. E quindi poi parlandone col mio medico curante mi ha detto cercati una struttura dove andare. E sono tornata quindi dal dottore Iovine, gli ho parlato perché lui non era il mio medico a Margherita, non faceva parte della mia equipe, gli ho parlato della mia situazione, gli ho parlato del fatto che mi ero documentata sulla struttura che è Villa Miralago, che si trova a Costa al Monte in provincia di Varese, e chiaramente lui già la conosceva, aveva già inviato precedentemente altre persone ed è stato d'accordo. Quindi grazie a lui ho avuto l'autorizzazione anche alla dottoressa Dell'Olio per poter andare lì. Sono stata 6 mesi, 6 mesi che sono serviti a togliere tante fissazioni acquisite nel tempo, diciamo, a sfatare tanti falsi miti e soprattutto che mi hanno anche permesso di raggiungere tanta, tanta consapevolezza. Però sono uscita dopo 6 mesi perché volevo tornare al lavoro, mi ero illusa che le cose fossero cambiate perché la sintomatologia non si era più manifestata, anzi lì mi parlavano del fatto che io fossi anoressica, avessi una tendenza anoressica e quindi sono tornata a E casa. poi sei tornata nel tuo ambiente e la situazione è di nuovo degenerata. Sì, in realtà era già degenerata dopo il ritorno a casa, dopo la convivenza con il mio ex farmacista, perché comunque ero abituata ai miei ritmi, ai miei schemi, alle cose da fare. A casa mia mi sono sentita un ospite con un, tra virgolette, brutto rapporto con mia madre, brutto rapporto con mio padre, una casa che non sentivo mia. Però poi nel tempo mi sono accorta che questo era tutto quello che io vivevo, ma non per colpa dei miei genitori, semplicemente perché ero io stessa che alzavo dei muri. E pian piano ho iniziato a trovare un equilibrio. Infatti, oggi vivo a casa con i miei e li rendo partecipi della mia vita per quel che riesco. Ora sei seguita qui al DCA, di Trani, come stai? Diciamo che sono in equilibrio. Io credo che la cicatrice rimanga sempre, non si può mai dire di essere guariti, mai del tutto almeno. Si trova un equilibrio e si inizia ad acquisire la consapevolezza che si è grandi, che il passato è passato, che tutte le mancanze non possono essere colmate col cibo, che è soltanto una, tra virgolette, scorciatoia, perché poi in realtà è soltanto un modo per farsi del male e per attutire il dolore esterno. E dove il cibo non c'entra proprio niente, paradossalmente, è soltanto uno strumento, forse quello più facile, forse quello a cui chiaramente siamo rimandati dall'infanzia, non lo so, non lo so che tipo di collegamento ci sia, onestamente questo non l'ho capito. In realtà non mi interessa neanche saperlo, e semplicemente sono in equilibrio, come so che per stare bene ho bisogno di fare la mia attività fisica, di mangiare in un certo modo,
che se delle volte le cose vanno diversamente, non essere così severa con me stessa e perdonarmi. Io volevo semplicemente dire, insomma, a tutte le ragazze che ne soffrono comunque di farsi aiutare soprattutto quando sono piccole, dove la cosa è più facile. Quando si è grandi, purtroppo, delle volte l'abitudine rimane molto forte ed è una sfida ancora più forte con se stessi. Invece quando si è piccole c'è magari la possibilità, o forse è una mia illusione, questo non so dirlo, però ho conosciuto tante ragazze che durante il ricovero ne stavano uscendo bene. O ragazze che comunque hanno trovato il loro equilibrio, magari è sempre un equilibrio eccessivo perché magari seguono la dieta precisa, perfetta del nutrizionista, però hanno ripreso in mano la loro vita, sì, il lavoro, gli affetti, perché questo problema ti isola dal mondo. E almeno trovare una via di mezzo, perché la vita non è facile per nessuno, è già un buon segno, insomma, si può considerare una semiguarigione. Per maggiori informazioni sui servizi presentati potete inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica comunicazione@aslbat.it. Arrivederci alla prossima puntata.